Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Ben ritrovati dalla redazione sportiva in studio Mariangela a Salvalaggio. Dopo il mondiale torna al campionato, Juventus in campo il 4 gennaio in casa della Cremonese, una partita che assume un significato molto particolare. A Cremona è nato il capitano dell'ultima Champions League bianconera, Gianluca Vialli, che è ricoverato a Londra per gli effetti del tumore al pancreas che l'ha colpito nel 2017. Le sue condizioni purtroppo si sarebbero aggravate nelle ultime ore, la madre è volata in Inghilterra. Una folta rappresentanza granata ieri ai funerali di Mihajlovic, dal 2016 al 2018 allenatore del Torino prima dell'esonero dopo un derby perso in Coppa Italia. In testa il patron Cairo, l'allenatore Juric e Pellegri, il fidanzato di Victoria, una delle figlie dell'allenatore ed ex calciatore serbo stroncato a 53 anni dalla leucemia. Il Torino, dopo il ritiro in Spagna, ha ripreso la preparazione al Philadelphia. L'attesa è tutta per Nikola Vlasic, protagonista nella Croazia terza in Qatar. Il suo arrivo in città è previsto per la fine del mese, intanto si lavora per il ritorno in campo in campionato il 4 gennaio alle 12:30 in casa contro il fanalino di coda Hellas Verona, ultima squadra di Ivan Juric prima dell'approdo in Granata. Resta intanto da sciogliere il rebus in attacco all'allenatore la scelta sul futuro di Sanabria. Nel volley femminile la Igor Novara in Champions, domani alle 18 va a Belgrado a sfidare la Stella Rossa. In A1 Pinerolo vince in rimonta sul parquet di casa, le piemontesi hanno piegato Casalmaggiore per 3-2. È tutto in regia, Rosario Perez. Zip News. Zipnews.it. Le notizie nel modo più veloce. Zip News.